Momenti di panico mercoledì sul volo MH128 della Malaysia Airlines diretto da Melbourne a Kuala Lumpur. Un uomo ha provato a entrare nella cabina di pilotaggio sostenendo di avere con sé una bomba, verificatasi poi un semplice caricabatterie. Bloccato dall'equipaggio e in seguito arrestato dalla polizia australiana, il 25enne cingalese sarebbe stato rilasciato ore prima da un ospedale psichiatrico. Mi sono slacciato la cintura e sono andato verso di lui, ha raccontato un passeggero. Ho visto quest'uomo con un grande oggetto nero in mano. Gli ho chiesto cosa stai facendo, mi ha ripetuto che avrebbe fatto esplodere l'aereo. Allora ho capito che faceva sul serio e ho fatto un passo indietro. Il clamore iniziale di un possibile dirottamento ha riportato alla memoria le sfortune della compagnia malese nel 2014, quando scomparve un volo sul Pacifico e un altro venne abbattuto nei cieli ucraini.